Beh, cliché nostro, ormai abbiamo fatto sempre così, nel senso che il primo tempo penso giocato bene da tutte e due squadre, è vero che ho già colpito due pali, più di nuovo per disattenzione nostra, e secondo tempo non siamo riusciti a giocare. Pur avendo più spazio a disposizione, noi siamo di solito una squadra che gioca su ripartenze. Oggi non ci è riuscito. Eccessivo timore, mister, come si spiega una. Sono le nostre partite, tu le hai viste tutte. Hai visto partite da 2-0, da 3-0. E siamo stati sempre raggiunti. Anche oggi, fino all'ultima palla, abbiamo rischiato contro i Brigni di Brugman. Ieri mister aveva detto dal girone di ritorno mi aspetto un progressi dal punto di vista tattico. Nel primo tempo qualcosa si è visto, forse è vanificato poi da passaggi sbagliati negli ultimi 30 metri, qualche movimento sbagliato, però insomma la squadra ci Sì, ha primo provato, tempo, ripeto, una discreta partita, poi è normale che per far gol ci vogliono giocate con tempi giusti nei spazi giusti. Ne abbiamo fatto solo una, abbiamo fatto Pescara è ottavo adesso, è contento per la classifica almeno visto. sì, anche se oggi non va, vediamo. Cerchiamo di mettere più punti possibili, poi vediamo dove arriviamo. Buonasera mister, un paio di considerazioni. La prima sul gol, se la definisce la giocata più bella del suo Pescara in questa stagione e se vorrebbe vedere un po' più spesso queste giocate. E poi sul centrocampo, Brugman, Proietti e Valzania, aveva detto inizio anno, quando arriverà il centrocampo che dico io vi dirò sì, questa è l'idea che avevo in estate, è questo il miglior centrocampo che aveva pensato? Attualmente sì, dico che siamo a disposizione, anche se anche Carraro non ha mai fatto male. Quindi, il discorso di scelta, se si vuole un giocatore un po' più fisico, e Carraro è un po' più fisico rispetto a Proietti. L'azione del gol è la più bella Sull'azione dell'annata. di gol, noi queste giocate li facciamo dalla mattina fino alla sera, poi il problema è che in partita una non basta, secondo me. A proposito dell'azione del gol, protagonista Mazzotta, mister, una bella risposta, no? Ma vabbè, a me non mi deve rispondere, lui ha quello e quella è cosa positiva e la deve sfruttare. Però Mancuso sì, visto che non segnava da tanto. Non segnava da mercoledì, mercoledì ha fatto doppietta. Amichevoli contro. Sempre una partita che si è giocato. Capone invece ha deluso oggi. Sì, non ha fatto vedere le sue qualità, perché lui ne ha tante purtroppo oggi. Non è la giornata sua, anche perché è tornato ieri da nazionale, infatti io avevo un grosso dubbio se farlo giocare Mister, buonasera. o no. Cosa cambia questa vittoria, se cambia qualcosa per voi, perché date seguito ai risultati positivi ottenuti prima della sosta, una vittoria importante in una partita così sentita, potrebbe servire questo successo anche per far tornare più gente allo stadio Adriatico? E spero anche in quello, che la gente viene a aiutarci. Per me è importante che la squadra si renda conto che cosa è giusto fare e che cosa è sbagliato. E penso che dal secondo tempo può imparare tanto. Mister, l'ultima da parte mia, poco fa ho sentito in diretta il presidente Sebastiani, gli abbiamo rifatto il nome di Mariani, abbiamo detto che aveva chiesto 25 giocatori come numero massimo a fine mercato, ha detto Mariani, il mister lo sa, non rientra nei nostri programmi, però arriveremo a 25. Che devo dire? Se so anche io programmi è meglio, non li so. Salve mister, buonasera, ben Salve. ritornato, ben rivisto Grazie. soprattutto. Dunque, chi ricorda il Foggia di Zeman oggi ha fatto fatica a riconoscere il Pescara e in panchina sapevamo che c'era lei, ma solo perché insomma, sappiamo che lei è il tecnico del Pescara. Risultato secondo lei è giusto? Beh, giusto, di solito chi fa gol fa meglio degli altri. Poi ripeto, il primo tempo per me è stato equilibrato, due squadre che giocavano, la nostra giocava, Foggia gioca sempre, il problema poi è che chi sbaglia o chi indovina gol è più vicino alla vittoria. Secondo tempo non sono contento dei miei, Foggia ha continuato a giocare quello che sa giocare.
fondo. Mister, si aspettava qualche applauso dallo Zaccheria, visto che la prima volta ci torna in campionato in Serie B a Foggia? Dopo tanti anni, no? Vabbè, io sono venuto con la Lazio. La Lazio era proprio l'anno dopo. 23 anni fa, 24. No, me lo aspettavo anche perché dove mi muovo ci sono foggiani, e foggiani si ricordano di me. Magari mi meraviglio che ci sono pure tanti giovani che non hanno mai visto qualcosa. Ne hanno sentito parlare, vuol dire che i vecchi hanno raccontato le cose belle e sono contento. Dal mercato si aspetta qualcosa? Ma penso che il mercato è fatto per cercare di migliorare la squadra. Io dico che noi abbiamo buona squadra, però è tutto da migliorare. Io invece volevo chiedere questo, mister. È vero che i foggiani si ricordano di lei soprattutto al 90% per le cose ottime che ha fatto a Foggia. Qualcuno però si ricorda anche dell'ultimo addio ed è rimasto male non tanto al fatto che lei se ne andò perché qui non c'erano, diciamo, le condizioni per andare avanti, ma dal fatto che lei quasi disse che comunque ci avrebbe lasciato in buone mani. Invece così poi non fu, perché l'anno dopo il Foggia dovette andare in Serie B, ripartire dalla D. Vuole chiarire questo aspetto su cui molti foggiani sono rimasti male, perché lei fu il primo a subodorare probabilmente che le cose non sarebbero andate bene, però non dico non mise in guardia, ma addirittura disse state tranquilli, il Foggia comunque in buone mani con il patron Casillo. Grazie. Vabbè, come io ripeto, io con Casillo ho fatto quei 5 anni che erano 5 anni positivi e belli. Poiché io non me la sentivo, nel senso che non si riusciva a programmare, non si riusciva, io avevo grande squadra. Io se davanti c'avevo Faria, Sau e Insigne, c'avevo Salamon che gioca in Serie A ancora, Romagnoli gioca ancora, Rigione gioca ancora, era una squadra che non era da Serie C. E se non siamo arrivati a vincere il campionato, vuol dire che c'era qualcosa che non andava. No, ma non solo non siamo arrivati a vincere il campionato, ma il Foggia arrivò a 10 punti dalla zona playoff, quindi fu un fallimento quella squadra con tutti questi nomi di cui lei ha appena parlato. Vabbè, quei nomi prima di venire qua non erano nessuno. Però quell'anno, forse quell'anno pesò più che in altri la difesa negativa con tutto quell'attacco. Per me non era fallimento, perché a parte qualche episodio che sempre dipendeva da qualche cosa al di fuori, dal campo, abbiamo perso punti. Ma non ha risposto alla mia domanda sul vi lascio in buone mani. Perché, perché a Casillo ha fatto a Foggia grandissime cose, se non ve lo ricordate. Eh sì, però lei intanto se n'è andato e lo ha lasciato, cioè nel senso se avesse fatto altre cose poi sarebbe rimasto. No? Non riesco a capire, lei si è reso conto che non si potevano ripetere quelle cose, però ha detto voi state tranquilli che il Foggia è in buone mani. È questa distonia che molti foggiani non hanno capito. Perché c'avevo fiducia in Pasquale Casillo. Ed è andato altrove. Grazie. Prego.